Ciao, rieccoci qui per parlare del cappottino 4 in 1 della marca Wear Me, che in un video precedente ti avevo già mostrato e ti avevo promesso che ti avrei spiegato come fare per indossarlo. Essendo questo il modello 4 in 1, ti ricordo che puoi usarlo come giacca normale oppure in gravidanza senza inserto o con l'inserto, oppure poi con l'inserto per portare davanti o dietro. Essendo molto sottile, puoi usarlo anche come giacca per portare il tuo bambino o la tua bambina all'esterno della Allora, fino a un giacca. certo punto della gravidanza, essendo comunque un tessuto abbastanza elasticizzato già di suo, puoi tranquillamente utilizzarlo così, senza inserto. Quindi, nel momento in cui la mamma ha il pancione, puoi semplicemente, fino a una certa fase, usarlo così. E come vedi si adatta e seguirà perfettamente le tue Quando la forme. pancia si fa più grande, quindi nelle ultime settimane di gravidanza, puoi sfruttare l'inserto che è pensato per portare davanti il bambino o la bambina. Quindi andrai semplicemente ad infilare il tuo inserto allacciandolo nelle cerniere e ti ritrovi con appunto un estensore che andrà a coprire completamente il tuo pancione. Nel momento che questo inserto è pensato più per portare poi il bambino, se non vuoi avere il fastidio del cappuccio, puoi semplicemente riporlo all'interno e sfruttare questa coulisse per tenerlo più aderente. Se devi utilizzarla per portare davanti, indossa la tua fascia, il tuo maitai, il tuo marsupio, insomma il tuo supporto preferito, quello che usi abitualmente, e vai semplicemente a predisporre la parte dell'inserto in una delle due cerniere. Puoi farlo anche tranquillamente una volta che hai indossato la giacca, perché è veramente la Semplice. infili. Quindi a questo punto avrai questo pannello che è l'estensore e andrai ad allacciare anche l'altra cerniera. Qui puoi scegliere tu quanto vuoi stringere, quindi quanto puoi o vuoi rendere più avvolgente questa parte in base proprio alle dimensioni del tuo bambino o della tua bambina e all'avvolgenza che vuoi garantire. E come vedi, qua è presente un cappuccio che in base alle dimensioni del bimbo che porti, della sua testolina, puoi decidere di usare o eventualmente, se non ti dovesse servire, puoi anche riporlo all'interno. Ed il gioco è fatto. Anche sul cappuccio che trovi nel pannello ci sono delle coulisse, quindi anche questa parte può essere più o meno stretta attorno alla testa del bimbo o della bimba che porti. E in questo modo sarete entrambi al calduccio. Se hai già seguito altri miei video, saprai che io ci tengo molto alla sicurezza e spesso vado a sottolineare quanto sia importante non coprirsi troppo e verificare che il bimbo o la bimba che porti rimanga sempre col viso scoperto e con le vie respiratorie libere. Perciò quando porti verifica sempre questo dettaglio. Adesso ti mostro come fare per portare sulla schiena ed eventualmente per portare all'esterno della giacca. Quando porti sulla schiena devi andare a mettere l'inserto nella parte che trovi sul retro della tua giacca, che come vedi rimane nascosta perché, come ti dicevo, questa giacca ha dei dettagli molto curati, quindi la cerniera rimane nella parte finale parzialmente nascosta. Quindi semplicemente andrai a slacciare questi velcri, ad aprire completamente la cerniera e andrai ad infilare il tuo pannello in questa parte. Devi infilarlo completamente, quindi in entrambe le cerniere. Una volta che lo avrai infilato, ti si creerà appunto questo, diciamo, buco dietro, che sarà la parte dove appunto andrai a far sbucare la testa del tuo bimbo o della tua bimba quando lo porterai dietro la schiena. Ci sono vari modi per indossare la giacca sulla schiena, adesso io te ne mostro uno molto semplice. Io personalmente preferisco questo ad altri perché sono certa che così la schiena del bambino o della bambina che porto resti coperta, mentre altri poi mi tocca andare a fare dei ritocchi. Parto andando a individuare il buco che dovrà far uscire la testa del mio bimbo o della mia bimba, lo tengo in mano e vado a infilare per prima parte, per prima cosa questa parte. Faccio uscire la sua testina e vado poi a infilare le mie maniche, una e l'altra,
E a questo punto recupero la parte dietro della giacca in modo da coprire bene tutta la sua. Se ho bisogno posso andare a mettere il cappuccio, diversamente posso toglierlo ed eventualmente sfruttare le coulisse se non voglio che gli finisca in faccia, quindi posso stringerlo ed eventualmente posso andare a tenerlo chiuso davanti. E E se ho la necessità posso usare il cappuccio anche per la sua testina. davanti l'allaccio semplicemente come una qualunque giacca. E il gioco anche questa volta è fatto. Essendo questa giacca molto sottile, poco ingombrante, come ti dicevo, puoi usarla anche per portare il tuo bambino o la tua bambina all'esterno della giacca. Quindi, per esempio, in questo momento io l'ho posizionato in una ring. Potrei metterlo anche ad esempio sulla schiena, cosa che secondo me è eventualmente ottimale, cioè il fatto di metterlo al di fuori della giacca quando sono più grandi e vogliono fare quei continui sali scendi. Mi raccomando, in quel caso dovrai vestirlo magari leggermente di più, quindi usare degli strati, vestirlo a cipolla, come si suol dire. Se vuoi, lo stesso marchio, quindi Wear Me, ha la stessa giacca negli stessi colori. Anche in versione da bimbo o da bimba. Fai attenzione a coprire bene le estremità, quindi la testa, i piedini, e se porti all'esterno, ricordati sempre di verificare che il bambino o la bambina sia comunque adeguatamente vestito, ma non in modo eccessivo. Bene, anche per oggi è tutto. Ti invito come sempre a seguire il mio canale, ad iscriverti, ad attivare la campanella anche per sostenere il mio lavoro. Se hai voglia di raccontarmi la tua testimonianza, insomma, se hai usato questa giacca o se hai comunque dei dubbi, lasciami un commento. Vai a curiosare nella descrizione perché se ti è piaciuta questa giacca troverai una sorpresina e ci vediamo presto. Ciao!